Stiamo lavorando ormai da alcuni anni e sempre con maggiore incisività per offrire all'interno del percorso accademico dei nostri studenti occasioni concrete di riflessione e di formazione sul tema dell'autoimprenditorialità. Da alcuni anni abbiamo dato avvio ad un'esperienza con la Giovane Imprenditoria che faremo il 28 di aprile, ma abbiamo anche in questi anni implementato attività più specifiche, penso allo sportello SID di Ateneo che offre un percorso di formazione gratuito aperto a tutti quanti i nostri studenti e laureati. Penso anche alle attività promosse con le scuole, con il progetto iFactor, sempre in tema di autoimprenditorialità. E poi la partnership che quest'oggi, anche attraverso la conferenza stampa di stamattina, andiamo a suggellare con GEA Italia in questa competizione, campionati dell'imprenditorialità con la tappa beneventana che si terrà il 29 di aprile a Palazzo Paolo V. Ecco, abbiamo accettato con entusiasmo anche l'invito, saremo partner attivi di questa manifestazione, crediamo fortemente in un modello di università che punta anche a dare competenze specifiche sul tema dell'impresa, dell'imprenditoria e dell'autoimprenditorialità ai nostri studenti, perché è particolarmente richiesto oggi anche dal mondo del lavoro.